Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Era importante ottenere questa vittoria con punteggio pieno, ci siete riusciti già praticamente alla fine del primo tempo. Poi comunque loro, insomma, qualche dubbio ve l'hanno messo. Sì, allora diciamo che era fondamentale, essenziale, oserei dire. E sì, l'abbiamo chiusa, diciamo, prima a livello di punti, però sì, il problema in realtà è anche un po' nostro, nel senso che lasciamo sempre un po' di spazio agli altri e spesso e volentieri, anche settimana scorsa con Piacenza, ci mettiamo un po' in difficoltà da sole nel secondo tempo. È normale, anzi è praticamente è sicuro che le squadre poi diano delle reazioni, come ha fatto Piacenza all'inizio del secondo tempo, e in realtà ce le aspettiamo, dobbiamo imparare anche a gestire un po' meglio queste cose per il futuro. E gestire un po' meglio anche le molle avversarie. Beh, cioè, allora, chiaramente oggi abbiamo un po' sofferto lì, sicuramente i ragazzi lavoreranno in settimana con Salvo, eccetera, e un po' alla volta miglioreranno anche lì, non ho dubbi. Oggi avete fatto diverse belle mete a largo, tu poi anche Vaino, insomma, ha fatto un'ottima partita, player of the match per lui. Sì, beh, sicuramente Mike ha fatto decisamente la differenza, comunque ha fatto una tripletta e sicuramente quando ci sono gli spazi e riusciamo ad avere dei palloni possiamo fare male e questo lo sappiamo. È chiaro però che dobbiamo fare tutti quanti il nostro lavoro per riuscire a sfruttarle, perché a volte succede che magari ci possono essere degli spazi, ci possono essere delle situazioni propense e poi magari non riusciamo a sfruttarle. La cosa un po' particolare, tra virgolette incredibile, di questo calendario è che adesso avete una partita contro le Fiamme Oro e teoricamente al di là della salvezza vi potrebbe dare anche una soddisfazione in più addirittura. Sì. Poi chiaramente sono pensieri che bisogna andare con calma. Più però... che pensieri è matematica alla fine, no? Finché la matematica... non dà le certezze, è tutto aperto. Quindi sì, è vero, per carità, dobbiamo sicuramente, secondo me, pensarla uno step alla volta, a partire da stasera, quindi comunque goderci un po' la vittoria, fissarla in testa, poi la settimana prossima riposare, lavorare, preparare un po' quello che verrà dopo. E alla fine è l'ultima partita in casa nostra, quindi secondo me possiamo giocare una gran partita, dobbiamo giocare una gran partita, poi quel che sarà sarà. Iniziamo partendo... Anche loro sono forti un po' con la molla, se non ricordo male. Ma secondo me loro sono forti e basta, nel senso che comunque hanno dei buoni nomi, hanno anche un buon gioco, all'andata abbiamo anche decisamente preso gli schiaffi, sì, quindi, esatto. Quindi anche un modo per secondo me, rimbalza, secondo no? me sì, però l'hanno anche proprio preparata bene sotto certi punti di vista l'andata, quindi voi siete cambiati rispetto all'andata come capacità, come possibilità e che cosa secondo me allora quello è stato anche un episodio, nel senso che comunque c'è stato anche un problema a livello di testa a mio avviso, e devo dire che poi noi semmai siamo migliorati nel nostro gioco, ok, non abbiamo magari cambiato grandi cose, abbiamo semmai perfezionato un po', come ti dicevo inizio anno, proprio qua è un po' un processo, no? Quindi un po' alla volta cerchiamo di venirne fuori, poi dopo c'è da dire che c'è ogni partita la sua storia e quindi sì, poi dipende tutto. Anche dai giocatori a disposizione, perché come si è visto oggi, insomma, il rientro di Vaino, che è entrato nuovamente in forma, mm-hmm. è un valore aggiunto, insomma, per nulla togliere agli altri o a te, che hai dovuto giocare anche da centro, mm-hmm. insomma. No, assolutamente, ma d'altronde, insomma, cioè, sappiamo che comunque Mike è un elemento importante per il gruppo, l'ha fatto vedere, comunque mediamente lo fa sempre vedere, quindi cioè, nel senso, non c'è da nascondersi dietro nulla, Mike è importante, la disponibilità dei giocatori da sempre, finché ci sarà sport, è fondamentale. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.